Ciao a tutti, oggi incomincio il mio video in un modo speciale e diverso, facendo vedere questo spettacolo dal mio balcone. Cameraman, se puoi far vedere. Questa è la... è Canota di Puglia, tutta bella innevata per Capodanno, non succedeva da un sacco di anni. E questo è il mio video della mia anelata di Capodanno, che è quella che ho sulla mia mano destra e che ando per effettuare. Ora spostiamoci sul tavolo da lavoro. Ciao a tutti, in questo video vi voglio far vedere la mia anelata di Capodanno. Userò solo tre semplici prodotti. Uno è caduto. Questa base della Rimmel effetto matte, questo colore marrone così coprente, pensate che ho solo dato una sola passata, e userò questo glitter argentato. È un colore americano, la marca è The Color Workshop, non so dove poterlo acquistare, me l'hanno portato dei cugini di mia madre dall'America. Allora, ho pensato per questa nail art una French reverse sull'anulare e sul pollice e una French normale sulle restanti dita. Incomincerò facendo la French normale. Do prima una passata e poi passo alla seconda perché questi brillantini sono un po' molto chiari. E adesso farò la French reverse, prima sul pollice, lasciando un po' di spazio. Poi sull'anulare. Scusate se ogni tanto la mia mano blocca le immagini, ma essendo mancina è un disastro ogni volta. Questo è l'effetto con la doppia passata di smalto glitterato sulla French reverse e sull'altra French. Se vi va potete dare una passata di top coat, io ve lo lascerò così perché l'effetto mi piace molto